Cadrea. Presente. Airo Maria, presente. Campa Giovanni. Presente. Ragnelli Piera, presente. Giannese Giuseppe. Grassi Piero. Patrono Mattia. Assente. Vergine Alfredo. Presente. Zaccaria Claudio. Presente. Caldiello Angela. Airo Armando. Bandini Cosimo. Presente. Nisi Donato. Sindaco, abbiamo 11 presenti, 7 a 6. Ci sono cose, fatto forse si è scritto io, l'ho scritto. Buonasera, buonasera a tutti. Volevo fare alcune comunicazioni al Consiglio Comunale e approfittare della presenza di Pasquale Picocelli per farlo sapere anche a tutti i cittadini. Il 25 novembre è scaduta l'avallo per quanto riguarda la gara dei rifiuti. Adesso gli uffici stanno provvedendo a vedere quale sarà la ditta aggiudicataria. Non so quante aziende hanno partecipato. Ieri abbiamo consegnato il cantiere per quanto riguarda i lavori alla mensa della scuola materna. Lavori della scuola materna che saranno, si tratterà della coibentazione del terrazzo della scuola materna. Nuovi infissi, tutta l'attrezzatura nuova che sta all'interno, tranne il frigo che lo abbiamo acquistato da poco, quindi rimarrà quello. La cucina sarà ad induzione, il fotovoltaico, i climatizzatori e la pitturazione. Parliamo però dell'ala refettorio, cioè la mensa e la prima stanza dove i bambini mangiano. Quella sarà soggetto di questi lavori che partiranno lunedì 4 e termineranno, oggi ho fatto un incontro con la ditta che si è aggiudicata i lavori, termineranno quanto prima. Naturalmente dal 4 fino alla chiusura della mensa ci sarà il catering che sta già a Rocca e a Monteparano. Abbiamo preferito utilizzare quello stesso catering perché sappiamo, ho sentito i colleghi sindaci, che sono un'azienda che sperimentata sul territorio, per questi giorni al 4. Lui so che è Malagnino il proprietario, però non ricordo. Ristor Plus si chiama. Sarà l'azienda che porterà il catering in questi giorni. Naturalmente alla ditta altro non gli ho detto. Di fare subito tutti i lavori che interessano l'interno della scuola, che casomai dovesse iniziare la scuola poi giorno 7, manca qualcosina, vediamo di fare almeno l'esterno. Chiaro è che se ci rendiamo conto che con una settimana finiscono la scuola, chiudiamo per un'altra settimana la scuola materna per far sì che proseguano i lavori che interesseranno quell'anno. Purtroppo è un periodo, un momento dove bisogna rispettare dei tempi. Già siamo andati a chiedere la cortesia alla ditta di farlo in questo periodo, altrimenti quella, se non finisce entro 60-90 giorni c'è il rischio della perdita del finanziamento, perché sono finanziamenti PNRR, quindi non si può fare diversamente. Naturalmente abbiamo sentito la preside, fatto presente alla preside quello che va fatto, quello che i bambini stanno tranquilli e sicuri, non c'è nessun problema per quanto riguarda i bambini che sono stati già spostati nell'ala della scuola elementare, i soffitti sono già stati tutti finiti, messe tutte le chiavi, tutto a posto, i lavori stanno procedendo.
Abbiamo inoltre oggi consegnato i lavori per il polo dell'infanzia, che sarebbe l'asilo, la scuola materna che sarà fatta in via Monteserro. La ditta già mercoledì cantierizzerà l'intera area, diciamo, recinterà l'area interessata dai lavori. Per quanto riguarda invece i lavori che stiamo facendo, strade e corso, noi mercoledì dovremmo riprendere l'ultima tratta, che sarebbe via Collina, l'ultimo pezzo di via Collina. Poi abbiamo detto con l'assessore alla ditta di fermarsi, perché non possiamo chiudere il corso per il periodo natalizio, soprattutto per i negozi che ci sono là sul posto, che è un momento dove sicuramente si lavora un po' di più. Abbiamo detto alla ditta di riprendere i lavori subito dopo le feste natalizie. Però gli abbiamo chiesto la cortesia se nel frattempo le buche che si sono create, quelle un po' più grosse, se ci fa una battuta di cemento per far sì che, diciamo, una messa in sicurezza in attesa poi del, non so, 7, 8, 10 di gennaio di smantellare il tutto e iniziare a riprendere i lavori del rifacimento del manto stradale. Per quanto riguarda invece il centro di aggregazione sociale, il piano di zona ha stanziato le somme per poter indire la gara. Dovrebbero essere circa 70.000 euro, quindi sicuramente se non riescono a fine anno, entro anno nuovo, dovrebbero indire la gara per vedere la cooperativa che si deve poi aggiudicare l'utilizzo. Il piano di zona nel primo anno dà i soldi per utilizzare la struttura, poi negli anni a venire devono essere i comuni a trovare la forma che sia gratis per il comune e la cooperativa, tramite buoni servizi o tramite... Ma 70.000 euro? Quelli già per poter trovare quei 70.000 euro è una grazia. Tanto è l'altra cosa, e poi chiudo, siamo riusciti sempre in questo andirivieni col piano di zona ad ottenere la tanto voluta OS per quanto riguarda alcuni bambini che hanno necessità alla scuola. Se non ricordo male, lunedì ha già cominciato alla scuola materna. Quindi c'è stato un bel dibattimento con il piano di zona, tutti i sindaci con lo stesso piano di zona, siamo riusciti a ottenere quello che è possibile avere. Naturalmente con quelle sono le somme che hanno potuto mettere a disposizione. Comunque è iniziata la scuola materna o le scuole medie? L'OS. L'OS per la scuola elementare. Scusa. Mi sono innanzi in linea ancora delle medie? Noi abbiamo chiesto soprattutto una importante per un bambino, sì, che abbiamo. Okay, no? Poi e poi, siccome noi abbiamo anche delle somme, sono arrivate delle somme per noi, stiamo integrando per dare la possibilità, stiamo facendo insieme, facciamo in Monteparano, per dare la possibilità alla richiesta che ha fatto la presa di poter ottemperare a quelli che sono il numero dei bambini che sono abbisognevoli di personale esperto. Possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali sedute precedenti. Ci sono problemi sulle misure verbali, Angela? No, tutto a posto. Sì. Votiamo unanime. Terzo punto all'ordine del giorno, sdemanializzazione e delineazione di una porzione di via Lani avente superfici pari a circa 13 metri quadri. Assessore Vergine. Sì, si tratta appunto di una sdemanializzazione di un'area di 13 metri quadrati proprio in piazza San Crispieri, una richiesta della proprietaria di Maria Termine. Questo era l'immobile che occupava quest'area, addirittura antecedente al 42. Poi anche in seguito, con la licenza edilizia dei veri proprietari nel 97, sono stati fatti, c'è anche una concessione edilizia su quell'area. Siccome la proprietà ha acquistato anche un altro terreno adiacente, si è accorta nell'andare a catastare quest'area che c'era questa piccola porzione che stranamente risaliva ancora al comune di Fagione. Quindi questo,
Demantellizzeremo quella della posta. E la particella è la 154 sub 3 e la 14. 154 foglio 14 sub 3. Parliamo un po' con la casa a fianco di fronte alla chiesa. E poi sarebbero le scale, la parte della porzione delle scale praticamente, che è sotto c'è una cantina anche. Votiamo favorevoli, unanime. Immediate esecutività. Punto numero 5 d'ordine del giorno, variazione di bilancio alla previsione di piano esecutivo di gestione 2023-2025. 4. Scusami, 4. Sì, 4, approvazione piano diritto allo studio anno 23-24. Questo, come sapete, ogni anno entro il 30 novembre bisogna approvare un atto dovuto, anche se avanti ieri è arrivata da parte della Regione la proroga il 15 di dicembre. Ma siccome noi siamo pronti, lo approviamo. Noi in questo piano inseriamo tutti quelli che sono le spese del fabbisogno per far funzionare le scuole. La Regione in base a quello ci dà un piccolo finanziamento. L'anno scorso ci ha dato intorno a 7.000 euro. Fronte di una spesa di quasi 60.000, comunque un atto dovuto e quindi entro il 30 novembre va approvato. Va bene? Votiamo unanime. Immediata esecutività, come sopra. Punto numero 5 dell'ordine del giorno, ratifica delibera di giunta comunale, variazione di bilancio. Assessore Fragnelli. Sì, buonasera. La ratifica di stasera è di una delibera di variazione di giunta per degli aggiustamenti contabili che sono stati apportati su diversi capitoli, sia per quanto riguarda l'ottenimento di finanziamenti da parte dello Stato per strutture e attrezzature sportive inclusive, e sia per quanto riguarda interventi di manutenzione per nuovi lavori di pulizia del canale maestro, altri nuovi piccoli finanziamenti e vari aggiustamenti contabili che si sono resi necessari a seguito di economie realizzate sui capitoli. È stato rimpinguato anche il capitolo per quanto riguarda l'assistenza, i contributi alle famiglie per l'iscrizione agli asili nido, perché l'obiettivo europeo è quello di implementare il numero dei posti nido riservato ai comuni che non hanno posti a sufficienza, e pertanto successivamente poi provvederemo a fare un avviso pubblico per tutte quelle famiglie che si rivolgono ad una struttura di un nido pubblico o privato che riceveranno un rimborso. E naturalmente poi a seguito di questa variazione è stato adeguato anche il fondo svalutazione crediti. L'altra proposta di delibera è che attiene a un riconoscimento di debito fuori bilancio di verbale FOTORED. Il punto numero 6. Sì. Ha già gli interventi? No, abbiamo già discusso in commissione. Favorevoli? 7. Contrari? 4. Immediata esecutività? Come sono? Favorevoli 7 e contrari 4. Questo era il rivedere per quanto riguarda la variazione di bilancio. Invece per quanto riguarda i debiti fuori bilancio della Polizia Locale, favorevoli 7. Contrari 4. Immediata esecutività, come sono. Io concludo, naturalmente non credo che prima di Natale faremo qualche altro consiglio, augurandovi veramente un periodo insieme alle vostre famiglie, un periodo tranquillo e sereno, diverso dagli ultimi che abbiamo trascorso con il maledetto Covid, anche se purtroppo, mio malgrado, devo dire che ci sono dei casi sempre in aumento. È stato comunicato che ci sono dei casi in aumento. Certamente sono riguardo piccoli raffreddori, nulla di particolare. Ma io vi auguro veramente con tutto il cuore.
voglia di trascorrere serenamente con le vostre famiglie, con i vostri cari, questo periodo che forse è il più bello periodo, il più bel periodo dell'anno. Grazie a tutti, ancora auguri di buone feste.